Bello a tutti amici, un giorno delle giuste 99, siamo con un nuovo video, siamo qua con un video un po' particolare, l'avevo già fatto su FIFA 18, se non vado errato, oggi lo andiamo a riproporre su FIFA 21, ovvero una previsione delle formazioni che giocheranno in questo caso la Serie A 2021-2022. Andiamo proprio a vedere tutte le rose delle 20 squadre, a parte Salernitana e Venezia che non sono presenti su FIFA, ma andremo a vedere comunque l'Empoli presente nel resto del mondo e comunque ho introdotto anche il Benevento, il Crotone e il Parma che nonostante siano scese in Serie B su FIFA 21 sono presenti. Quindi bando alle ciance ragazzi, andiamo subito a vedere le nostre rose 2021-2022 come probabilmente saranno poi su FIFA 22. Spero che il video vi piaccia, vi ricordo di lasciare un bel like, di commentare, di condividere, di iscrivervi al canale, di esprimere anche un po' le vostre opinioni nei commenti, soprattutto se secondo voi c'è qualche giocatore che magari poteva essere un titolare rispetto a quelli che ho inserito io. Partiamo subito con la prima squadra, l'Atalanta. Di Gian Piero Gasperini, una favola del nostro campionato, schiera un 3-4-1-2 contro i pali Musso, difesa 3 con Toloi, Demiral e Jim City, centrocampo a 4 con Gosens e Mele sulle fasce, Froiler e Deron centrali, trequartista Pessina, davanti Zapata e Malinowski, con Malinowski che ovviamente si intercambierà durante la stagione con Luis Moore. Abbiamo Benevento, come vi ho detto, è retrocesso in Serie B, ma l'ho preparato lo stesso, nonostante molti giocatori non ci siano. Abbiamo tra i pali, intanto innanzitutto è un 4-2-3-1 contro i pali Paleari, difesa 4 con Letizia e Foulon sulle fasce, centrali Barba e Glick, a centrocampo a 2 con Ionita e Acampora. Davanti invece abbiamo Teio, Improta e Insigne a sostegno di Lapadula. Passiamo adesso alla squadra del Bologna di Sinisa Mihajlovic che schiera un 4-2-3-1 tra i pali Skorupski, difesa 4 con sulle fasce De Silvestri e Dykes, in difesa centrale scusate, Medel e Bonifatti, centrocampo 2 con Schouten e Svanberg, davanti Barro, Soriano e Orsolini, in questo caso a supporto della punta austriaca Arnautovic. Passiamo adesso al Cagliari di Semplici, che schiera un 3-1-4-2 sostanzialmente, un 3-5-2 allargato. Tra i pali Cragno, difesa 3 con Caceres, Godin e Carboni, sulle fasce Dalbert e Nandez, centrocampo centrale Strootman, supportato da Marin e De Jora, davanti João Pedro e nuovo arrivato Keita Baldé. Passiamo adesso al Crotone che invece è retrocesso in Serie B, l'allenatore è Francesco Modesto, schiera un 3-4-2-1 tra i pali Contini, difesa 3 con Golemic, Paz e Nedelcearu, non so, scusate la pronuncia, sulle fasce Mogoš e Sala, centrocampo centrale Steves che arriva dallo Spezia e Benali, davanti Juvarà e Odei a sostegno di Maric. Passiamo alla Fiorentina invece di Vincenzo Italiano che schiera un 4-3-3 tra i pali Drongoski, sulle fasce della difesa Biraghi e Odriozola, centrali Milenkovic e Nastasic, centrocampo Castrovilli, Bonaventura e Torreira, attacco a 3 con Nico Gonzalez e Callejon sulle fasce, davanti la punta Dusan Vlahovic. Passiamo adesso invece al Genoa di Ballardini che schiera un 3-1-4-2 o anche qua un 3-5-2. Tra i pali Sirigu, difesa 3 con Cristo, Maksimovic e Biraschi, sulle fasce laterali Fares e Ghiglione, centrali Hernani, Rovella e Badel, davanti Caicedo e Goran Pandev a ovviamente rappresentare l'assetto offensivo del Genoa. Passiamo all'Hellas Verona invece di Eusebio Di Francesco che schiera un 3-4-3 tra i pali Montipò che arriva dal Benevento, difesa 3 con Davidovic, Gunter e Ceccherini, sulle fasce laterali del centrocampo Lazovic e Faraone, a centrocampo Miguel Veloso e Ilic, davanti Caprari, Barak a supporto del Cholito Simeone. Passiamo all'Inter invece adesso di Simone Inzaghi che schiera un 3-5-2, modulo già utilizzato da Conte lo scorso campionato, tra i pali Handanovic, difesa 3 con De Vrij, Bastoni e Skriniar ormai confermatissimi, centrocampo centrale Barella e Brozovic che saranno supportati nelle fasce da Perisic e Dumfries, trequartista Çalhanoğlu alle spalle dell'Autaro Martinez e Dzeko ovviamente con Correa pronto a subentrare. Passiamo alla Lazio di Maurizio Sarri, forse una delle rose più belle di questa Serie A. Tra i pali Reina, difesa a 4 con Usai e Lazzari sulle fasce, centrali Luis Felipe e Acerbi. A centrocampo, il solito dell'anno scorso, Luis Alberto, Leiva e Milinkovic-Savic. Davanti Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni, che ovviamente si alternerà con Pedro. Passiamo al Milan di Stefano Pioli che schiera un 4-2-3-1 tra i pali Magnon, difesa a 4 con Hernandez e Calabria sulle fasce, speriamo che c'è anche poi Florenzi, centrali Tomori e Kjær, oltre ovviamente al capitano Romagnoli, difesa
a centrocampo Bennacer e Kessié, davanti attacco abbastanza importante con Rebic, Brahim Diaz e Saelemaekers al sostegno di Ibrahimovic o Olivier Giroud. Passiamo al Napoli invece adesso di Luciano Spalletti, che schiera un 4-2-3-1 tra i pali Ospina, difesa 4 con Mario Rui, Di Lorenzo sulle fasce, Koulibaly e Manolas centrali, centrocampo a 2 con Lobotka e Fabian Ruiz, davanti Insigne, Zielinski, Politano o Lozano e poi Osimhen, che sarà poi sostituito nel corso delle partite da Dries Mertens. Passiamo al Parma, che come sapete è retrocesso, l'allenatore Enzo Maresca schiera un 4-2-3-1, tra i pali Gigi Buffon al ritorno in maglia crociata, difesa 4 con Kobo e Laurini sulle fasce, centrali Danilo che arriva dal Bologna e Osorio, a centrocampo Schiattarelle e Vasquez, davanti Brunetta, Caramò e Mann a sostegno di Roberto Inglese. Manca per esempio Tutino, ma ovviamente su FIFA 21 non c'è e quindi mettiamo per adesso Roberto Inglese. Passiamo alla Juventus di Massimiliano Allegri, che ha visto salutare Cristiano Ronaldo, 4-3-2-1, tra i pali Wojciech Szczęsny, difesa Alexandro Cuadrado sulle fasce, centrali Bonucci e De Ligt, centrocampo Rabiot, Locatelli, Bentancur, davanti Paolo Dybala e Federico Chiesa a supporto di Alvaro Morata. Passiamo alla Roma invece di José Mourinho, che schiera un 4-2-3-1, tra i pali Rui Patricio sulle fasce Spinazzola e Karstrop, centrale Smalling e Mancini, a centrocampo Cristante e Veretout e poi a supporto della punta Abraham avremo Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan, un'altra rosa molto interessante. Sampdoria invece di Roberto D'Aversa, che schiera anche qua un 4-2-3-1, tra i pali Udero, difesa 4 con Augello e Berezinski sulle fasce, Colley, Yoshida centrale, a centrocampo Ekdal e Torsby, davanti Damsgaard, Gabbiadini e Candreva a supporto di Quagliarella oppure in questo caso Ciccio Caputo. Passiamo al Sassuolo di Dionisi, tra i pali Consiglio, un 4-2-3-1, difesa centrale Ferrari e Cirecest, sulle fasce Toljan e Rogerio, davanti Maxime Lopez e Frattesi, poi trequartista Juricic sulle fasce Boga e Berardi a supporto di Raspadori oppure Scamacca in base a chi giocherà. Passiamo invece adesso allo Spezia di Thiago Motta, un 3-4-3, tra i pali Zot, difesa con Nicolau, Erlich e Ristoff, centrocampo centrale Covalenco affiancato da Maggiore, sulla fascia Reza e Ferrer, davanti Jasi, Verde e Colley. Passiamo al Torino di Ivan Juric, che schiera un 3-4-2-1 con tra i pali Milinkovic-Savic, centrale Bremer, Gigi e Izzo, centrocampo centrale Pratt e Mandragora, fascia destra Singo, sinistra Ansaldi, davanti a supporto del Gallo Belotti ci saranno Piazza e Brecalo arrivato dal Wolfsburg. Passiamo all'Udinese con un 3-1-4-2 di Gotti con tra i pali Silvestri, difesa 3 con Nuitink, Samir e Bekao, a centrocampo abbiamo invece Wallace, Mackengo e Arslan, tre quarti centrale, tre esterno, Molina e De Olofeu, davanti Pereira e Pussetto. Passiamo adesso all'ultima squadra della nostra Serie A, che è ovviamente l'Empoli, di Andrazzoli, che schiera un 4-3-1-2 contro i pali Vicario, difesa 4 con Marchizza e Stojanovic sulle fasce, centrali Luperto e Ismaili, centrocampo centrale Haas, sopra di lui Bandinelli e Ricci, trequartista Bairami, davanti l'attacco Cutrone e Mancuso. Quindi ragazzi, questo per quanto riguarda la nostra Serie A, la Serie A 2021-2022, la preview, l'idea, le formazioni che poi saranno riproposte su FIFA 22. Ho deciso di portarvele insomma in modo che comunque chi si è interessato a fare delle amichevoli, a fare anche un campionato, una carriera, abbia comunque le rose aggiornate e molto molto simili a quelle che sono tutt'oggi nella realtà. Il video termina qua, ragazzi. Nei prossimi giorni, settimane, cercherò di portarvi anche lo stesso lavoro, lo stesso video per la Liga, per la Premier League, per la Bundesliga, magari anche per la Ligue 1, però ovviamente bisogna di un vostro supporto. Vi ringrazio, vi saluto, sono Robert Maler, giusto 99, ci vediamo al prossimo video.